Scusate il ritardo. Campo è presente, Leo c'è anche, Romito sì, Stellato anche, Bruno Maurizio sì, Dell'Erba è presente, Grazia Di Bari c'è? Non l'ho visto. Benissimo, La Catena presente, Mazzarano presente, Mennea anche, pure Scalera, Ventola presente. Tutti presenti, possiamo dare inizio ai lavori della quinta commissione. Allora, al punto primo abbiamo la deliberazione della Giunta regionale 1608 del 21 novembre 2022, documento di economia e finanza regionale. Dobbiamo rilasciare il nostro parere consultivo ai sensi dell'articolo 16 del regolamento interno del Consiglio Comunale. Ci sono interventi? Benissimo, allora se non ci sono interventi pongo il provvedimento ai voti. Il sottoscritto è favorevole. Le Oci? Ale? Favorevole? Romito? Stellato? Bruno? Dell'Erba? Di Bari? Si è momentaneamente allontanata. La Catena? Mazzarano? Mennea? Scalera, Ventola, Di Bari Grazia, niente, il provvedimento è approvato a maggioranza. Abbiamo il secondo punto all'ordine del giorno, la deliberazione della Giunta regionale 1862 del 12 dicembre 2022, nota di aggiornamento al documento economico, al documento, perdonate, di economia e finanza regionale. Parere consultivo, come sopra. Campo favorevole, Le Oci, Romito, Stellato, Bruno, Dell'Erba, Di Bari, La Catena, Mazzarano, Mennea, Scalera, Ventola. Il punto 2 è approvato a maggioranza. E ora il disegno di legge 206 del 12 dicembre 2022, disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023, pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia, la legge di stabilità appunto. Anche qui dobbiamo esprimere il nostro parere consultivo ai sensi dell'articolo 16 del regolamento interno del Consiglio regionale. Mi dicevi Giancarlo? Ah sì, è chiaro, sì, sì, è chiaro che io richiamo la vostra attenzione sulla circostanza che rispetto a questo articolato il nostro parere si limita agli articoli ivi contenuti, sì, in particolar modo. Prego, può aggiungere il suo voto? Sì, sì, sì. Quale voto? Che voto? Favorevole? Favorevole. Quindi richiamo la vostra attenzione in particolar modo sulle norme contenute nell'articolato che riguardano la nostra commissione. Pongo ai voti il provvedimento, il sottoscritto è favorevole. Consigliere Le Oci? Favorevole. Romito? Stellato? Bruno? Dell'Erba? Di Bari? Favorevole. La Catena? Stefano? Favorevole. Mazzarano, Mennea, Scalera, Ventola, e quindi anche il punto 3 è approvato a maggioranza. Infine il disegno di legge 207 del 12 dicembre 2022, appunto il bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e il bilancio pluriennale 2023-2025. Anche qui siamo chiamati a rilasciare il parere consultivo ai sensi dell'articolo 16 del regolamento interno del Consiglio regionale. Non ci sono interventi, quindi pongo il provvedimento in votazione. Il sottoscritto è favorevole. Presidente Le Oci? Favorevole. Romito? Stellato? Si astiene Stellato. Bruno? Dell'Erba? Di Bari? Grazia? La Catena? Mazzarano? Mennea, Scalera, Ventola,
contrario, e anche il punto 4 approvato a maggioranza, non avendo altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, dichiaro chiusi i lavori della Commissione. Grazie, scusate ancora per il ritardo.